la tua qui da noi, perché... Ma i premi fanno sempre piacere, no? Ma vuol dire che hai seminato bene e adesso raccogliamo un po' di frutti. Agropoli ti era rimasta nel cuore perché c'eri stato qualche tempo fa? No, sono venuto un po' di tempo fa e insomma, l'estate è abbastanza frequentata e credo che sia un posto buono per venire a fare vacanza. Hai visto quanta gente che ti vuole bene? Quanti... Come dicevo prima, se hai seminato bene, poi raccogli. Stefano, questo calcio di oggi ti piace? Hai detto no, di no, no? Insomma, no, mi... non mi piace. Perché? Ma perché, non lo so, guardo le partite in TV, ma mi annoiano tutte, specialmente quelle della Juve, insomma. Quindi... Senti Stefano, la grande scuola dei portieri italiani di cui tu sei stato un illustre rappresentante negli anni 80, negli anni 90, oggi come la vedi? C'è Donnarumma, c'è Meret, come li vedi questi portieri? Si è lasciato un po' perdere nel settore giovanile di una volta, dove veramente ti insegnavano a far tutto, e adesso c'è solo il Dio denaro. Che i giovani vengono comprati da altre squadre e non fanno più la gavetta. Questione razzismo, Stefano, al tempo com'era e oggi come la vedi? Insomma, perché si parla tanto, no, di questa situazione. Tu hai giocato anche con giocatori di colore. Ma sì, insomma, Giulio Cesare. Non c'era dai tempi nostri, anche perché non c'era una televisione, non c'erano moviole. Normale perché quello che faceva qualcosa di sbagliato veniva subito derubito e insomma dai. Stefano, è cambiato un po' il mondo intero. Stefano, anche il discorso sull'omosessualità, nel senso che oggi c'è un giocatore che è venuto fuori, al tempo c'erano? Come... Non c'era. Il calcio è maschio. Stefano, ascolta. Nel senso di una manifestazione come questa, gli eroi del calcio oggi chi sono? Si parlerà degli eroi di oggi fra 15 anni, perché devono ancora dimostrare qualcosa di positivo. Ma umanamente sono paragonabili gli eroi di oggi? No, e meno male, perché almeno quelli di una volta vanno in giro a differenza di quelli di oggi. Ci sono leggende, la Juve leggende, poi ci sono l'Inter, anche l'Inter e Milan ce l'hanno. Insomma, siamo ambasciatori che abbiamo lasciato un po' il segno e allora adesso dobbiamo girare il mondo per la Juve e questo mi fa molto piacere. La Juve sembra che debba cambiare portiere. Quale dovrebbe essere il successo? No, ma quello che ha è già buono. Basta. Eh no, è buonissimo. No, quello che ha non credo che possa dare preoccupazione. In Irpinia ci sono molti club intitolati a Tacconi. Sì? Sì. No, ne ho visti un paio da qualche parte. Vuol dire che ho lasciato il segno e questo mi fa piacere. Grande terra l'Irpinia, grande terra l'Avellino. 2 minuti. Stefano, ma quelle vittorie... Si annoiava a guardare il calcio di oggi. Che cosa è cambiato tra i suoi tempi e adesso? Ma una volta vedevi la tecnica del giocatore, oggi no. Se non corri bene, si è già morto. Oggi non corre. La palla è ferma. Stefano, ma quelle vittorie in Irpinia con l'Avellino, quelle salvezze che voi avete conquistato, sono paragonabili anche ai successi della Juventus? Ma io ho sempre detto che giocando Avellino 3 anni è come giocare la Juve per 20 anni. Perché sai benissimo che prima o poi c'è una squadra lì piccola deve retrocedere, prima o poi. E allora devi fare battaglie per sopravvivere. Ma poco fa ha incontrato Careca, cosa ha provato quando l'ho vista entrare? Ho visto che stiamo invecchiando un po' troppo presto.
La Juve di oggi in difficoltà da cosa deve ripartire? L'ultima cosa, la Juve di oggi in difficoltà da cosa deve ripartire? Difficoltà La Juve di oggi in difficoltà, un po' in difficoltà da cosa deve ripartire? Beh, la personalità anche dei giocatori, perché una volta giocavamo noi, non c'era l'allenatore. L'allenatore non contava niente. Hai un allenatore che preferisci, Stefano, oggi? Beh, Zoff. L'ultima. Zoff. Vorresti il ritorno di Zoff alla Juventus, magari? Magari. Magari Zoff alla Juventus. Ok, grazie. Grazie Stefano, complimenti. Allora, grazie. Antonio,